È la prima intervista di Ruminanzia, la fiera sta aprendo adesso, oggi è il 24 di ottobre del 2018 e quindi dedichiamo la prima intervista di Ruminanzia che è presente come abbiamo annunciato in questa fiera con uno stand redazione con il gruppo Roulier e soprattutto con il gruppo Roulier Italy, o Italy. Il mio francese non è molto, molto importante. Abbiamo qui alla mia destra il vicepresidente del gruppo Roulier Zone Italy o Italia, e Pierluigi Sassi, a cui rivolgo già questa brevissima domanda. Innanzitutto, se ci racconta un po' che cos'è questo gruppo francese, questo gruppo Roulier, qualche numero di questo gruppo e l'interesse che questo gruppo sta mostrando per il nostro paese. Non soltanto un interesse commerciale, ma per quanto abbiamo capito anche un interesse produttivo, dottor Sassi. Dunque, il Groupe Roulier è un gruppo francese che l'anno prossimo festeggerà i 60 anni dalla creazione. È un gruppo che nasce in Bretagna e si occupa da subito di nutrizione vegetale. Quindi l'obiettivo del gruppo è quello di portare nutrizione delle piante e grazie a questo cresce e si sviluppa prima in Francia e poi anche all'estero. Facendo questo mestiere, capendo che la nutrizione è effettivamente importante, che la nutrizione vegetale è solo un primo passo nella filiera agroalimentare, pochi anni dopo la sua creazione, Roulier, decide di entrare anche nel campo della nutrizione animale. Nel campo della nutrizione animale sviluppa una serie di materie prime che vengono poi utilizzate nell'ambito della fabbricazione degli integratori per la nutrizione animale che oggi vengono commercializzati in tutto il mondo e che più recentemente sono arrivati in Italia. Per quanto riguarda l'Italia, il gruppo è arrivato nel 91, inizialmente con la parte nutrizione vegetale e più recentemente, da qualche anno, è presente in Italia anche per la parte di zootecnia. Lei prima mi domandava degli stabilimenti produttivi, effettivamente in Italia il gruppo è presente in modo importante anche dal punto di vista degli stabilimenti di produzione. Oggi abbiamo circa 300 dipendenti, abbiamo tre linee di produzione in Lombardia e anche in Puglia, in luoghi molto vocati alla realtà agricola italiana. Bene, grazie dottor Sassi. E abbiamo anche qua il dottor Elia Fontana, che è il direttore commerciale della divisione, non so se è corretta questo modo di definirla, di Tima Zootec, cioè la divisione del gruppo Roulier Italia che si occupa della nutrizione animale. Chiederò al dottor Fontana, appunto, ma brevemente, di descrivere questa importante, poi soprattutto per noi che ci chiamiamo Ruminanzia, questa area di interesse, questa divisione, ma anche perché Tima Zootec è presente alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona per presentare cosa di nuovo? Sì, Tima Zootec è presente alla fiera di Cremona per presentare un'innovazione assolutamente collegata al tema di questa fiera. Questa fiera quest'anno si occupa di innovazione digitale e quello che vogliamo presentare è una nuova metodologia di supportare gli allevatori tramite il web. Noi presentiamo timazootec.com. Ci siamo chiesti come rendere disponibile, accessibile a tutti gli allevatori l'innovazione e il supporto tecnico che forniamo in campo tutti i giorni e il metodo è attraverso il web, attraverso un portale che consente di avere informazioni, che consente di contattare direttamente gli esperti e consente anche di acquistare i prodotti dopo averli selezionati con attenzione. Quindi questa è un'innovazione molto significativa, è il primo portale di e-commerce che ha queste funzionalità e ci aspettiamo di presentarlo bene in occasione di questa fiera. E avrà questa presentazione delle date, dei punti ben specifici o chiunque viene a trovarvi allo stand può avere informazioni? Veniteci a trovare al Milk Village, al Padiglione 2, saremo presenti per 4 giorni nella nostra postazione, parteciperemo poi a un convegno venerdì pomeriggio alle 16.30 dove presenteremo nel dettaglio anche a chi vorrà venire a trovarci la funzionalità di timazotec.com. Perfetto, allora vi aspettiamo tutti in Fiera Cremona anche per questo evento. Grazie.